chiedere due curiosità veloci. Me lo riallacciamo un attimo al colloquio che ho avuto anche stamattina, diceva prima con Maximo, cioè, ma ecco, al di là della testa, delle distrazioni di mercato, però il giocatore le ha dato l'assicurazione sul fatto che vuole rimanere, cioè che lui ha in testa comunque vuole rimanere qua. Sì, il giocatore è pronto, il giocatore sta qua con noi, poi sai, nel mercato non si sa mai, magari arriva un'offerta che non si può rinunciare, allora è giusto anche io. Come ho detto all'inizio, nella mia prima conferenza, io qua voglio giocatori motivati, giocatori che hanno piacere di stare a Torino e che sono pronti per sudare, per sacrificarsi e sputare a sangue per questa maglia. Io voglio questi giocatori. Lui mi ha assicurato che sarà così. Poi io non so quello che può succedere tutto. Comunque Maximovic è un giocatore di Torino e siamo contenti di averlo con noi. Poi se deve succedere qualcos'altro nei prossimi giorni, io questo non ti so dire, ma io conto su di lui, senz'altro. Ma deve rimanere concentrato su quello che si sta facendo qua. E poi la parola Europa è abbastanza ricorrente, no? Dal giorno della presentazione, l'altro giorno in piazza, oggi. Ecco, le volevo chiedere questo, cioè, al di là del lavoro, del gruppo, delle convinzioni che le stanno dando i suoi ragazzi in questi giorni, cioè questo dà forza a questa riflessione anche un po' quello che accade altrove, cioè penso un po' alla confusione, tra virgolette, delle due milanesi, cioè a tante squadre che non danno la sensazione comunque di avere prospettive proprio rosee per l'inizio del prossimo campionato, cioè questo rafforza un po' la convinzione che il Torino può lottare fino all'ultimo, già magari da quest'anno per... Ma sicuramente fa effetto vedere Inter e Milan fermi così sul mercato, ma sinceramente sono problemi che non mi riguardano più, anzi sarei ancora più contento se vedo ferme anche Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina, sarebbe ancora più facile. Ma no, non per quello, io sono abituato a guardare nel mio giardino e pensare sempre positivo, essere ambizioso e cercare di inculcare questa voglia anche a tutti i giocatori. Io ho detto che entro 2 anni il nostro obiettivo è entro 2 anni andare in Europa. Poi sicuramente ci proveremo anche quest'anno, quello è sicuro. Però ho detto anche quello: se vogliamo davvero lottare per Europa, ci serve comunque qualche altro innesto, qualche altro rinforzo. Se posso, l'ultimissima curiosità, lei è abituato, cioè, quando costruisce la squadra, no? A darsi anche, o a dare alla società delle tempistiche, oppure il suo mercato, uso un paradosso, è aperto fino all'ultimo minuto? Meglio tardi che mai, no? Sicuramente è meglio avere i giocatori subito, però non è sempre possibile, e non vedo, non è difficile che ci sono le squadre che partono in ritiro già con la rosa pronta, perciò si lavora. Qualche volta pensi che una cosa è già finita, già pronta, poi magari si complica qualcosa e poi devi andare su altri obiettivi, tutto, perché il mercato è così. Ma è importante, ecco, cercare di prendere prima possibile i giocatori, quelli che ci servono, ma senza andare a farli prendere per forza, che costano troppo e tutto, perché comunque... Io da un certo punto di vista sono anche aziendalista, perciò non vorrei neanche che si spendano troppi soldi per un giocatore che io penso che non vale quei soldi là, anche se va contro i miei interessi, ma sono fatto così e penso che anche, e sono sempre stato così, penso che questo è anche apprezzato dalle società, ma penso che anche è giusto così. Mister, buongiorno, abbiamo parlato prima del centrocampo e le volevo chiedere se per la difesa siamo a posto così oppure secondo lei serve ancora qualche piccolo ritocco. Ma ho detto che questa parte di ritiro e i prossimi impegni ci faranno capire dove possiamo fare certe valutazioni più precise sui giocatori e sui giovani, perciò riguarda tutto, riguarda difesa, riguarda porta, riguarda centrocampo, riguarda attacco, tutto. Perciò sono tutti sotto osservazione.